Con Vanessa Lavarone, neoacquista dell'Independiente Ivrea. Oggi per te è il primo giorno con queste nuove giocatrici. Quali sono le tue aspettative? Sicuramente dare una mano alla squadra, sono qua apposta per questo e sicuramente cercherò di darne una mano. Com'è nata l'idea di venire all'Independiente? Lì a Novara, dove ero, purtroppo il campionato non è potuto ripartire a causa appunto di questa pandemia. L'Ivrea mi ha cercato e hanno voluto fortemente, mi hanno voluto e quindi sono andata. Ho voluto venire qua, ecco. A Novara che campionato facevi? Eccellenza. Quindi squadra, cioè nel senso campionato di basso livello. Beh, però qua comunque anche per crescere, no? A livello tecnico. Sicuramente sì, trovi un'altra qualità, il livello tecnico è molto molto diverso rispetto all'eccellenza e non vedo l'ora di mettermi alla prova. Tu sei un attaccante, ci puoi promettere quanti gol farai da qui a fine campionato? Difficile, spero in una decina, ecco. A cominciare magari da partita con il Meda, con il Real Meda, che incontrerete domenica 13 aprile. Esatto, squadra forte da medio classifica, ma noi siamo qua per la salvezza e lotteremo per ogni punto. Per chi ancora non ti conosce, tu che tipo di attaccante sei? Hai un tuo modello di giocatore a cui ti ispiri, di Serie A magari? Io mi ispiro soprattutto a Kevin De Bruyne, al Manchester City. È un giocatore che mi piace molto e quindi per me è lui il mio idolo. Che non è proprio un attaccante, è più un treccante, no? Un trequartista e attaccante. Esatto, però io sono così, non sono un vero attaccante, ma mi piace comunque giocare tra le linee. Invece a livello di calcio femminile c'è un qualche giocatrice a cui ti ispiri? Di giocatrici ne ho viste, ho avuto la fortuna di giocare insieme a loro, però chi mi piace di più è Bonansea.